Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata al 2-pack della NECA contenente il City Hunter nella versione con la maschera da Predator 2 e il Berserker Predator da Predators in una particolare versione mimetica. Il 2-pack è stato prodotto nel 2011 e le action figures sono alte circa 20 cm. Diamo un'occhiata rapidissima al packaging, bello grande. Vediamo qui in basso un'immagine del Berserker e del City Hunter con il logo Predator dal primo film, ecco, sui rispettivi lati ancora delle immagini delle action figures. Sul retro ancora due immagini dei personaggi. Rimetto a fuoco queste parti da leggere. In basso tutta la tribù, tutto il clan dei Predator da Predator 2. Vediamo l'Elder, lo Shaman, il City Hunter nella versione senza maschera, il Boar, il Guardian, lo Snake Predator. Questo si chiama credo Stalker Predator. Questo non so il nome, lo chiamerò Blue Predator, visto che è blu. Questo è il Lost Predator. E quest'ultimo non so chi sia, ha la maschera come quella del Classic Predator, però il corpo è differente. Iniziamo dal Berserker rapidissimamente. Come potete vedere, lo sculpt è esattamente lo stesso del Berserker della prima serie, della serie 1. La differenza sta ovviamente nel painting. Nel fatto di utilizzare un mix di plastica traslucida e invece non traslucida. Questo sculpt è esattamente lo stesso, e anche l'articolazione. Quindi, diciamo, non vi mostrerò l'articolazione, se vi interessa potete fare riferimento alla recensione del Berserker della prima serie. Molto bello il painting comunque, con questo nero. Ricordiamo che il Berserker è anche chiamato Mr. Black, quindi direi che è appropriato. Questo painting, questo mix di plastica traslucida e non traslucida, diciamo, ha lo scopo di creare l'effetto mimetico. Questo perché il Berserker ha come accessorio, o tra gli accessori, questo sfondo, diciamo, di cartone, un pezzo di cartone. Come potete vedere, posizionando il Berserker davanti al cartone, vedete come le parti di plastica traslucida vanno a coincidere con gli spazi tra gli alberi, mentre le parti scure a coincidere con i tronchi. A me piace molto, è molto carino come feature. Il Berserker ha poi come accessori due lame, una normale, quindi dipinta come se fosse di metallo, e una invece trasparente di plastica traslucida. Quindi possono essere messe entrambe sull'armatura dell'avambraccio del Berserker. Vediamo invece il City Hunter che ha uno sculpt completamente nuovo. Iniziamo dalla maschera. Veramente fantastica con questo painting metallico. Vedete anche all'interno degli occhi c'è una griglia, una texture. Mi piace molto il modo in cui la NECA utilizza la plastica morbida per creare l'armatura. Cioè, ogni parte dell'armatura è un pezzo di plastica morbida separato, quindi è poi incollato sul corpo di plastica dura. Ovviamente qui si vede particolarmente bene. Vedete questo sacchettino con la corda. La lama è estendibile.
Molto bello il painting sulle gambe e sulle braccia, mentre sul corpo forse l'arancione è un po' troppo chiaro. Ne avrei preferito un painting più in tono con le gambe e con le braccia. Vediamo il retro. Anche questo ricchissimo di dettagli. Molto Guardate l'interno del fodero del disco, veramente incredibile la quantità di dettagli. Un'altra cosa che non mi piace riguardo al painting è il fatto che, come potete vedere, una cosa abbastanza frequente nelle action figures dei Predators, è il fatto che il painting della rete non coincide quasi mai con lo sculpt della rete, anche se l'effetto generale è comunque buono. Ciò che rende speciale queste action figure rispetto alle altre, rispetto agli altri Predators, è sicuramente l'articolazione, in particolare quella della parte inferiore del corpo. Comunque adesso vediamo. La testa è su articolazione a sfera. Il cannone è articolato, può muoversi a destra e a sinistra e scorrere su e giù. La spalla è sfera più cerniera, quindi il braccio può ruotare a 360 gradi e muoversi in fuori e in dentro. Il gomito può piegarsi in un punto e ruotare a 360 gradi e la mano è su articolazione a sfera. C'è rotazione completa sulla vita e qui inizia il bello. I fianchi infatti sono sfera più cerniera, quindi la gamba può muoversi in fuori e in dentro e in avanti e indietro, con un ottimo range di movimento. Inoltre, le ginocchia sono a due punti di snodo, potete vedere, con un grandissimo range di movimento, veramente fantastico. E poi c'è articolazione sulla caviglia, dove il piede può muoversi a destra e a sinistra e in su e in giù, leggermente. Quindi rispetto ai precedenti Predators abbiamo i fianchi sfera più cerniera e le ginocchia a due punti di snodo. Possiamo vedere infatti il Berserker, ad esempio, ha sui fianchi un cut joint, cioè un taglio obliquo che permette alla gamba di muoversi avanti e indietro ruotando e non in fuori e in dentro. E poi abbiamo un ginocchio a singolo snodo. Vedete il range di movimento, però con rotazione completa. Inoltre ci tengo a sottolineare che i punti di articolazione funzionano veramente bene, cioè non sono bloccati dal painting come accadeva con i precedenti Predators. Non si ha quella sensazione di rischio di rompere il punto di articolazione. Quindi questo ovviamente è un punto a favore della NECA. Perché c'erano stati già precedentemente esempi in cui la NECA ha tentato di inserire più punti di articolazione, però no, questi non erano perfettamente funzionali. Invece in questo caso i punti di articolazione ci sono e sono perfettamente funzionali. Il City Hunter ha come accessori questo disco che può essere inserito in questa parte dell'armatura. Abbiamo una mano di ricambio, vedete scolpita per afferrare gli oggetti. E abbiamo questa staffa completamente estesa, molto lunga. Molto bello il painting metallico sull'arancione. Poi la stessa staffa, però in versione chiusa, completamente chiusa. Quindi abbiamo la stessa staffa in versione estesa e in versione chiusa. Poi il 2-pack ha due accessori, diciamo non prettamente appartenenti all'uno o all'altro Predator,
però diciamo extra, che possono essere utilizzati quindi con qualsiasi predator. Quindi per prima cosa questo teschio del berserker, molto bello, con la bocca articolata, grazie a una cerniera. E poi questo teschio umano, anche questo molto dettagliato, con tanto di spina dorsale. Quindi non posso che consigliarvi caldamente questo 2-pack, è ricchissimo di accessori, il City Hunter è un'action figure veramente fantastica, da 10 e lode. Il Berserker ha un look molto particolare e mi piace davvero tanto il gimmick della mimetizzazione. Per quanto riguarda il prezzo, potete trovarlo facilmente nelle fumetterie o su eBay al prezzo di circa 40 euro e vi assicuro che vale ogni centesimo. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!